sono su questo canale come rappresentante umana di Sushi Cat with Potatoes. Se non sapete chi è il gatto a sushi, ma soprattutto se non sapete chi sono le patate, c'è un video introduttivo su questo canale in cui vi racconto meglio la nostra storia. Vedo Sushi che è lì, che mi fissa e lui sta sperando in tutto il suo cuore che vada lì a giocare. Ma io qui sono circondata di prodotti per gatti perché ho fatto due ordini, uno da Zooplus e uno enorme dall'Isola dei Tesori. Fra l'altro quella dell'Isola dei Tesori era col Black Friday e ho sbancato. Dall'Isola dei Tesori, per fortuna, ho comprato del lettiere in due terrine diverse, erano in offerta. Non le ho mai provate e dico per fortuna perché mi era rimasta solo una lettiera al tofu che avevo preso, non mi ricordo quando, dove e perché, ma a Sushi non è piaciuta. Uscirà comunque un video recensione. Quindi per fortuna ho preso queste e sono arrivate perché così ho potuto fare un mix. Che lettiera ho preso? Ho preso questa, che è quella aperta, quindi devo stare attenta a non rovesciarla. BioCat, che è classica. Stessa marca, ho preso questa, che onestamente a vederla così mi sembra quasi la stessa cosa, però si chiama Bianco Fresh, forse è con un odore questa. Sapete che l'ho presa e non mi ricordo assolutamente perché fra tutte quelle ci potevano essere, ho scelto queste, forse perché c'era su queste lo sconto del Black Friday. O ci sarà stato qualche altro ragionamento che mo' mi sfugge. Vabbè, comunque le proveremo. Poi, altro pacco complicato da alzare. Questa volta ho investito su due brand. Uno dei due è Monge. Noi avevamo già fatto un video su Monge, ma mi è stato richiesto di provare altri croccantini. Ora onestamente non so se ho trovato la variante che mi era stata richiesta, però ne ho presi vari tipi diversi perché l'altra volta avevamo provato soprattutto umido, questa volta ho preso anche una serie di croccantini. Fra i vari pacchetti ne ho preso uno da 10 kg. Poi alla fine, quando il prodotto è di buona qualità, io che do da mangiare non solo a sushi ma anche a dei gatti fuori, mi conviene di più perché con un pacco da 10 kg mi si riduce molto il costo e quindi mi conviene, anche perché i pacchettini da 1,5 kg in due giorni sono andati e questi invece mi durano, da 10 kg mi durano circa un mese. Quindi da 10 kg ho preso questo è Rich in Chicken. Ho preso comunque alcune bustine di umido, fra cui gatti sterilizzati, questo è ricco in galletto, Monge, una confezione da 12 credo, ricco in coniglio e ricco in agnello. Di Monge ho preso soprattutto croccantini, che però ora sono sul fondo della scatola, quindi magari ve li faccio vedere dopo che ho tirato su le altre bustine. Il secondo brand su cui ho investito è di nuovo Shezir. Noi stiamo facendo dei test su Shezir perché avevo preso un sacco di roba. Che cosa ho preso di Shezir? Questi, che sono dei tortini. Noi ne avevamo provato uno che non era piaciuto per niente. C'è anche riarrivato con la box di Shezir. Se non sapete di cosa sto parlando, andate a vedere un vecchio video che si chiama Mystery Box per gatti, qualcosa del genere, dove c'è anche la box di Shezir e vi faccio vedere cosa c'è dentro. E però ne ho trovate altre varianti, le potevo lasciare lì. No, compriamo cose che i gatti non si mangiano, ma certo. No, ma sono troppo carini, lo so che non è questo il funzionamento, cioè il motivo per cui dovresti comprare del cibo per gatti, ma sembrano dolcetti, sembrano cheesecake per umani. E quindi c'è questo che è pollo e tonnetto con mirtilli e questo è pollo e tonnetto con kiwi. Li proveremo. Quelli che avevamo, l'unico che avevamo provato è stato un epic fail, però diamogli un'altra chance con gusti diversi. Sono molto carini perché sono confezioni così, che poi si dividono in due monoporzioni. Quindi per esempio sushi, che una intera non se la mangia di sicuro, è comodo perché gli rimane chiusa l'altra senza che sia aperta fino al giorno dopo.
preso zuppe, perché sushi ama le zuppe, perché ne abbiamo diverse varianti, ma non so se abbiamo tutte queste. Nel caso, comunque, cioè, prodotti normalmente ama, c'è tonnetto selvaggio e calamari, speriamo che queste gli piacciono pure, salmone rosa selvaggio e carote. Abbiamo tonnetto selvaggio e papaya. Abbiamo pollo e zucca. E abbiamo tonnetto selvaggio e zucca. Poi, sempre di Shiseiro, ho preso un altro della linea bio. In questo caso è al gusto pollo. Abbiamo monge. Ripartiamo con i croccantini della linea Be Wild, acciughe, mange della linea invece Natural Super Premium, manzo, della linea Natural Super Premium, salmone e mange della linea Be Wild, merluzzo con patate e lenticchie. Poi c'è una cosa che mi vergogno un pochino a farvi vedere. Ma lo farò. Ho preso il calendario dell'avvento di Vitacraft. Allora, a parte il fatto che l'ha preso la mia amica Beatrice, ci sta facendo vedere cosa c'era dentro, lo volevo anch'io. E poi, ormai, essendo passato il periodo del calendario dell'avvento, perché oggi siamo già al 7 di dicembre, lo davano a sconto, quindi costava 11 euro e mi sembrava un buon prezzo, calcolando che ci dovrebbero essere dentro 24 snack liquidi. Poi ci sono tante varianti diverse, così uno può provare anche gusti e magari non ha già provato. Ora qui dietro c'è tutto lo spoiler, ma non lo guarderemo. E non la aprirò come calendario dell'avvento, questo non ve lo farò vedere né come shorts né come Instagram né come TikTok, perché lo apriremo a gennaio, lo apriremo così, giusto per avere degli snack extra senza stare a farla tanto lunga. Poi vedo ancora cibo, questo è Shizir, confezioni da 6, tonnetto con alicette. E in omaggio c'era un sample di una bustina di Purina Pro Plan con anche un codice sconto, vedo, e gatti adulti sterilizzati. Qui abbiamo il pacco di Zooplus, andiamo a aprirlo e vediamo un attimo. Io ho fatto l'ordine in questo caso esclusivamente perché volevo prendere una cosa in specifico, perché sul nostro gruppo Telegram che abbiamo con Beatrice abbiamo provato a fare una specie di Secret Santa e siamo capitate io e Beatrice insieme. Quindi io a Beatrice gli farò un pacchetto, tutta una serie di cose, ma ormai che c'ero, ho preso questi pezzetti di pesce, salmone, confezione da 3, tonno, confezione da 3 e mai provato manzo. Poi ho preso, allora, avevo preso per Beatrice questo, però poi ho visto che l'ha preso anche da sola, quindi mi sa che questo non glielo darò perché non ha molto senso. E poi avevo preso anche questo invece credo glielo aggiungerò, è Kitten, quindi è Shizir Kitten tonnetto. Poi ho preso una box di Cosma di zuppe da 4, ma il regalo principale per Beatrice è questo. Che cos'è questo? Allora, questa è la casetta per gatti in cartone, tiragraffi, che sostanzialmente è una delle cose di sushi che ha amato di più di tutte in assoluto. Non gliene ho dovuto comprare solamente una, ma siamo già alla seconda e l'ha talmente distrutta che probabilmente gliene dovrei prendere anche una terza. E lui la usa per tutto, la usa per dormirci, la usa per farci sì le unghie, la usa per giocarci. Quindi ovviamente non sono sicura che le sue gatte piaccia, però gliela volevo far provare perché per noi è stato un prodotto veramente ben ben riuscito. E spero lo sia anche per lei. E infine, ma ci sta già giocando sushi, nella scatola c'era anche questo qua che
è un giochino di cui Ayo Sushi non ha assolutamente bisogno, però lui ama i giochini con le pennette. Questo veniva dato sostanzialmente insieme a tutto un altro ambaradan di roba che compravate, e quindi niente, lui è ben contento di avere un gioco in più. Infatti quando l'ha visto se l'è preso dalla scatola e se lo sta portando in giro per la casa. Lui proprio ha il desiderio di spennare qualcosa e le penne sono una delle cose che preferisce. E niente, con questo è tutto. Voi fatemi sapere se avete fatto un regalo di Natale ai vostri gatti, se gli è piaciuto, qual è stato il regalo meglio riuscito al vostro gatto per Natale, se ce ne ha avuti. E a me e a Sushi Gattino farebbe piacere se voi vi iscriveste. Se voi vi iscriveste. Ci farebbe piacere se voi vi iscriveste al nostro canale YouTube, se ci seguiste anche su Instagram e TikTok, dove mettiamo ogni giorno foto e video, e ormai più nemmeno troppo recentemente io e Beatrice abbiamo aperto un canale Telegram che si chiama Recensioni Finirine. Parliamo tutto il giorno, tutti i giorni di gatti, quindi se siete appassionati vi consiglio di unirvi. E a me non resta che dirvi al prossimo video. Ciao!